Ciao da Nick, oggi sono qui per parlarvi dei tre pedali che ogni chitarrista deve assolutamente avere. Non ci prendiamo in giro ragazzi, a tutti piacerebbe avere una fila chilometrica di pedalini sui quali zampettare e creare sonorità, ma spesso per motivi di budget, di spazio, di peso, ma anche forse perché siamo all'inizio, non abbiamo proprio le idee chiare, siamo costretti a limitare le nostre scelte e stringere a veramente pochi suoni. Il primo pedale quindi che vi viene da consigliarvi sarà un overdrive, un classico overdrive come questo. Questo overdrive verrà posizionato, diciamo, sul mio suono pulito, che sarà questo. Se io vado ad aggiungere l'overdrive sopra, verrà fuori questo suono qua. Come avete sentito, l'overdrive è leggermente più alto di volume rispetto al pulito. Questo perché? Perché avendo un solo pedale di overdrive a mia disposizione, sarò costretto a utilizzarlo sia per le parti soliste che per le parti ritmiche. Quindi dovrò utilizzare il mio potenziometro del volume della chitarra per uscire più o meno dal mix. Quindi avendo un volume del pedalino più alto rispetto al pulito, avrò sempre quel margine in più per avere un pochino di livello mentre faccio gli assoli. Stessa cosa con il gain. Il mio gain è leggermente più alto di quello che necessariamente utilizzerei, ma sempre con il potenziometro della chitarra potrò dosarlo come se fosse, diciamo, un rubinetto del suono. Potrò passare da un suono da accompagnamento ad un suono solista. Secondo pedale da portarsi assolutamente sull'isola deserta, no, quello no perché non c'è la corrente elettrica, assolutamente da avere è questo. Echo, delay, chiamatelo come volete, un pedale che prende il nostro suono e lo ripete quante volte noi vogliamo ad un livello che noi vogliamo. Ci aiuta a impacchettare il nostro suono, a creare ambiente intorno al nostro suono e a seconda di come è settato anche a creare delle belle combinazioni ritmiche alla The Edge, se vogliamo citare un chitarrista. Vi faccio sentire una parte suonata con il delay e una parte senza delay. Vado a toglierlo. Come sentite, senza delay il nostro suono è molto più asciutto, manca un po' di ambiente intorno al suono per aiutarci a rendere il suono anche un po' più addolcito. Il terzo pedale che non deve mancare nella nostra pedaliera è questo qui. E voi direte, ma Nico, non funziona niente. E è vero, non funziona niente, perché quello che ho appena premuto è l'accordatore. L'accordatore a pedale è il nostro migliore amico. Prima di tutto perché ci aiuta a stare accordati, se lo utilizziamo. Certo, se lo mettiamo solo in pedaliera no, però se lo utilizziamo sì. E seconda cosa, è un pedale che funziona anche da interruttore generale del nostro suono. Perché quante volte abbiamo sentito chitarristi in gruppo, o anche noi stessi, avere problemi con feedback, ronzii, finali di canzoni con code eterne che vanno veramente a rompere l'atmosfera e anche un po' le palle. Questi erano tre pedali assolutamente da avere. Ciao da Nico! Yeah!